Play. Ciao a tutti scuoli pesciolini, sono Mami DD di Italian Sharks e vi do il benvenuto in questo 31esimo episodio di Hey Monster! Non so perché faccio sta minchiata all'inizio di questo video ogni volta, però mi viene da fare Hey Monster! Non lo so perché. Vi ricordo Hey Monster per chi non lo conosce, per chi non mi conosce, mi lo gioco MMORPG per Android, basato completamente sui Pokémon. Quindi è la nuova generazione di giochi Pokémon che doveva fare la Nintendo, ma che la Nintendo non fa e quindi li fanno i giochi pirata, protetti da copyright! Ma sti stronzi qua fanno dei giochi bellissimi, super a pagamento, perché anche se sono fritti fanno tirar fuori i milioni di euro. E la Nintendo perde soldi, cazzi vostri. Se fate le merde, continuate a fare Pokémon di merda per il Game Boy o per le altre piattaforme del cazzo, e non fate invece un Pokémon come si deve per questa piattaforma. Secondo me, se lo mettessero a pagamento anche 10, 15, 20 euro come app, la gente lo comprerebbe, senza avere sti Pokémon pseudo cinesi pirata, eccetera eccetera. Vabbè, ma queste sono mie piccole seghe mentali, mio piccolo divagamento ad inizio video. Allora ragazzi, io mi scuso perché sono 15 giorni che non ci vediamo, ma finalmente ci rivediamo. Siete contenti? Siete contenti che è tornato il vostro Mamit qui su questi schermi? Benissimo, dimostratelo con un like, voglio i super like in questo video, voglio i super like se vi sono mancato. Anche un'altra cosa, se vi ricordate lo scorso video, il trentesimo episodio, non ero riuscito a leggere i vostri commenti perché l'avevo registrato prima che uscisse, cioè insomma un po' di organizzazione personale che era un casino, e quindi ora sono andato a rileggere un po' di vostri commenti e ho visto effettivamente che siete stati ben contenti di fare le missioni Gilda insieme, e quindi vi propongo di farne altre. Diamoci appuntamento sempre weekend, sabato e domenica, io vi metto i messaggi su Telegram e le facciamo. Spero che non sia sempre quella di catturare gli Snubbull, perché due coglioni non si possono catturare sempre solo Snubbull. Oltre questo, molti di voi mi hanno detto non allenare il Poliwrath. Effettivamente le cose che vi voglio dire sulla mia squadra. Allora, in questo momento ho una squadra di 6 Pokémon grado A, tutti viola. Oltre questo, allora, sono tutti viola normale, vero? Non ci sono viola più uno? Sì. Uno e due stelle. Poi ci sta questo qui, Gyarados, che sta per arrivare... magari lo portiamo in questo episodio stesso a 2 stelle. Poi ci sta Shiny Weavile, che sta lì vicino, non ce la facciamo in questo episodio. Se non sbaglio Rayperior, vediamo a che livello sta. No, è ancora lontanino. Poi ci sta Bellossom, vediamo com'è messo, 24 su 30, insomma ci sta arrivando. E Alakazam 4 su 30, lontanissimo. Di sicuro possiamo portare il nostro Gyarados, anzi lo portiamo subito a 2 stelle. Quindi ride 3 times, ma sì, sprechiamo energie. Oh, benissimo. Strength, bam baby, bam. Power 12506. Vediamo, facciamo un confronto tra Hey Monster e Pokétown, visto che gioco ad entrambi. Io qua sono livello 44 con 12.000 di power. Dove sta scritta qua? Ah, ok. Mentre su Pokétown sono livello 18 con 8.009. Vediamo dove avanziamo più velocemente. Intanto mi prendo un po' di reward qua in giro. Ok, allora io vorrei andare avanti con la mia, con le mie quest, per arrivare e avvicinarci a Suicune, che è il prossimo leggendario che vogliamo catturare. Ma oltre questo vi ricordo che c'è uno di voi che mi ha scritto su Telegram, per cui vi ricordo di venire sul gruppo Telegram, perché ragazzi, serve, ci divertiamo, parliamo, organizziamo cose, tornei, queste di gruppo, quindi venite, cercatelo, il link è sotto ogni episodio, quindi lo trovate in descrizione. C'era questo ragazzo, Tauland, che mi diceva di catturare, non so, il suo Dragonite, il suo qualcosa, o era Dragonite o era Tyranitar, perché sembra che Mamit ci abbia le mani magiche per catturare i Pokémon altrui al 100% di, voglio dire, di efficacia. Io sono contento che mi avete nominato, mi avete eletto a catturatore magico di Pokémon, però vi ricordo che ho fatto dei video in cui spiego come fare a catturare i Pokémon anche i leggendari al 100%, quindi non è proprio Mamit che è super bravissimo. Cioè c'è una tecnica molto ben precisa che vi aiuta, se non ve la ricordate andate a scorrere un po' di video vecchi e la trovate subito. In ogni caso, continuiamo questa route. Sì, dove ci mandi?
torniamo nella root. Say, what the fuck, why this, this, what is this? Tra l'altro vorrei vedere anche nel Safari che gente c'è, perché mi potrebbe interessare qualche nuovo Pokémon, anche se la squadra, voglio dire, inizia a diventare stabile, cioè non ci sono più tantissimi cambiamenti nella squadra. Cioè, io non ci posso credere. Sti pirla mi chiedono di catturare 5 Pokémon nella Route 6. Ma che merda di Pokémon trovo qui? Ma guarda, ce li ho tutti! Oh mio Dio, questa è la Route di Entei. Oh mio Dio, mi interessa parecchio. Vediamo dov'era la zona in cui catturavo l'Entei. Entei, se non sbaglio, lo catturavo qui. Quindi andremo in quella zona. Chissà che siamo fortunati. Viene il video da paura che trovo Entei così random. Devo essere super sculato, proprio sculato. Cioè, lo sculato degli sculati. Ma non ci credo nella vita. Mi dispiace, ho catturato i 5 Pokémon, ma senza aver trovato casualmente o sculatamente, come prevedevo, Entei. Quindi sto continuando semplicemente la quest. Però in compenso sono quasi arrivato a 7 milioni di dollari in questo gioco. E penso che i prossimi video farò una guida alla ricchezza per principianti, così vi spiego un paio vi do un paio di consigli su come far money, vi spiego un po' tutte le fonti di guadagno di questo gioco. Anzi, se volete iniziare a scrivere nei commenti quali sono le vostre fonti personali, le includo, quindi citandovi, nel prossimo video che farò come guida alla ricchezza. Ok, ma questi perché mi fanno saltare da una route all'altra? Avete rotto i coglioni, eh? Ora un'altra cosa, visto che ho catturato tanti Pokémon di grado D livello merda, volevo un po' combinarli e andare nell'exchange, diciamo, per... Ok, challenge 10 trainers. Ah, ok, devo ancora battere tutti i trainer, va bene. Volevo andare un po' nell'exchange e vedere se riesco un attimino a... in un certo senso... A trovare qualche Pokémon nuovo. Sì, ok, sarà di grado basso, chi se ne frega, però può essere una cosa carina. Ok, nella Route 13 i Pokémon iniziano ad essere cazzutini, perché sono dei gradi viola più uno. Non so se hanno più di una stella, però devo dire che sono abbastanza cazzuti. Per fortuna il mio Super Charizard li one shot ancora, anche perché... Oh, ma sti Pikachu, mandatevene fuori dai coglioni, madan... Oh, cazzo, questo Pikachu resiste. Oh my god, quanto cazzo mi fai male, testa di minchia, ma avevamo riammazzato topo di merda. Ah, ci siamo liberati dell'ennesimo Pikachu schifoso. Oh, ciao Dodo, lancia fiamme super powa, ti brucia anche un po' le penne e vai a fare il pollo fritto. Oh, ma guardatelo lui, c'è un piccolo Gengar selvatico contro il mio Alakazam. Sta minchia, quanto cazzo fai male, però io ti one shot malissimo ancora di più di quanto fai male tu. Ok, ok, calmi, calmi, calmi. Perché iniziano a diventare fortini i Pokémon in questa route. Per fortuna abbiamo... Cazzarola, ti prego, Hydro Pump, one shotalo. Sì, sì, godo il golem distrutto con una scureggia del mio Gyarados. Ok, vai di lanciafiamme che distruggiamo queste apine di merda. Vieni qua, bello de zio, e fatti un lanciafiamme. Oh, ti brucia il pungiglione e mi dispiace, non devi rompermi il cazzo. E tu che cazzo vuoi? Gyarados, c'è una piccola fiammella da spegnere, un piccolo incendiucolo. Eh sì, è estate, inizia a far caldo e i Pokémon vanno spenti. Ops, sei morto male. Ops, non l'ho mica fatto apposta. Guardate che bellissimo esempio era un Master Mime. Che cazzo sei diventato? Una merda schifosa? Guardalo! Ma quanto è figo Master Mime! Ti prego non farti morzare il pezzo di... Madonna mia! Master Mime livello 45, lo voglio! Voglio che sia il prossimo Pokémon che entra nella mia squadra! Dai, dai, Charizard, che cazzo! E dagli un paio di schiaffi a sto Master Mime di merda! No! Ma è super resistente sta merda! Ma va a morire ammazzato, ti brucio le chiappe! No, niente! No, ma non è possibile! Mi ha shottato... No, ho shottato il cazzo. Però, cioè, hai rotto i coglioni. Vabbè, ti metto Gyarados perché è così sicuro che ci... Non posso usare Dragon Rage! Ma che rompi i coglioni! Ehi, testa di cazzo di un Master Mime! No, ma state scherzando! Guardalo! Guarda che stronzo! Che minchia fa sto stronzo? Ah, sta continuando ad alzarsi l'attacco! Sì, vabbè, ma non è possibile! Giovane! No, non ci posso credere. Ma guardate sto stronzo! Che inattaccabile! No, sto riuscendo ad attaccarlo. Sì, ma ora mi fa fuori gli altri Pokémon. Pezzo di merda schifoso! Ma voi, guarda che non gli faccio un cazzo di vita! E questo No, dai, continua ad aumentarsi l'attacco. Questo mi fa fuori tutti i Pokémon. Pezzo di merda, guardalo!
No ragazzi, ma sono io pirla che non... cioè... come cazzo si sconfigge sto schifo? Se vabbè, ce n'è un altro. Ma dai, ma state scherzando. Ma tirali due sberle a sto deficiente. Gli ho fatto ancora danni? No. Forse lui gli riesce a far danni mentre si trasforma in un piripicchio di merda? No, semplicemente non si è trasformato. Vabbè, va. Iniziamo a trovare gli allenatori testa di minchia con i Pokémon froci? Eh sì, direi di sì. Oh, attenzione signore, il gioco mi premia con un R2 beige. Vediamo per cosa te lo dà. Quando prendi 400 stelle, fantastimitico. Il prossimo è a 800 stelle. Ok, c'ho il beige di livello verde. Molto carino, molto carino. Andiamo a finire questa route 13. Yes, siamo alla route 13. Ebbene sì, anche questa route l'ho completata con il massimo delle stelle. Ho rifatto quegli allenatori che avevo preso solo due stelle. Quindi andiamo a prenderci il nostro fantastico reward. Sono un sacco di soldi, un sacco di cristalli e un bel po' di Pokéball. E ovviamente la quest va avanti dicendoci, come sempre, ormai lo schema è sempre lo stesso, di catturare Pokémon di questa zona. Che intanto vorrei vedere che tipo di Pokéball sono. Magcargo, molto carino, molto carino. Allora, quelli che mi mancano sono tre: Macargo, Ditto e Politoed. Sono tutti gradi, due gradi B e un grado A. Ok, per prendere il grado A ci potrei mettere qualche decennio. Madonna se trovo Ditto. Madonna se trovo Ditto. Intanto che lui cammina, io vado a prendere il mio video, che è questo qui, come catturare Pokémon al 100%. Ragazzi, lo trovate in questa playlist. E in questo video io vi spiego come, cioè, c'è una combinazione di Pokéball da usare per trovare i Pokémon che vi servono. Ok, ah, ci dice di catturare un Weeping Bell. Prendilo, che cazzo me ne frega del Weeping Bell. Tientelo. Ok, stiamo per finire la route 13 da quello che ho capito. Ma io voglio trovare Ditto, quindi me lo sono messo in testa, lo voglio trovare. Ed ecco che ci dice la quest stessa di catturare 6 Pokémon di qualsiasi tipo. Quindi ora ci diamo da fare, perché voglio trovare quei due Pokémon di grado B e se possibile anche il Pokémon di grado A. Ma fino ad ora ho trovato un sacco di Natu che penso che me li catturo, perché a 6 come cazzo ci arrivo. Eccolo l'amore mio, amore di papà, vieni qua bello Ditto di zio. Guardate quanto lo catturo easy, guardate quanto è easy. Due Pokéball e una Ultra Ball, ve l'ho detto, è matematico. Non ci credete? Guardate ancora 3 secondi di questo video, il tempo che gli sparo tutte le Pokéball addosso che vi ho detto. E lo catturiamo, vieni qua. Oh, ti sei trasformato in Weevil. Oh, salve Weevil. Non è che ora se lo catturo catturo Weevil, no vero? No, perché poi mi girano i coglioni, no. Non ci posso credere. Che cazzo squilli, cellulare di merda. Oh, sta minchia. Sta minchia sto Ditto che fa ste cagatine è proprio uno stronzo. Ma vieni qua, vieni te zio. Due Pokéball e una Ultra Ball, ve l'ho detto. Ora Ditto sta per diventare mio. È matematico, se non ci credete andate a cercare il video che ve lo spiega. Magico Ditto. Fantastico, fantastico, ti amo. Che cosa ne pensate di inserire Ditto in squadra? Fatemi sapere un po' nei commenti. Oh, ho preso un altro badge. Quanti cazzi di badge? 50 Pokéball, no, 150 Pokémon catturati. Fantastico questo badge, è molto interessante. Vi dicevo, che cosa ne pensate di Ditto, di tenere Ditto in squadra? Intanto vi voglio far vedere le caratteristiche. Allora, breed, vediamo un po'. Allora, speed e meno attack, penso che sia una cosa buona. Poi, se andiamo su... no, va, vediamo, ecco qua, i values, cioè se attacco, sì, fa un po' cacare come caratteristica a dire la verità, però è figo come Ditto, dai è figo questo Ditto. Fatemi sapere nei commenti cosa ne pensate, se lo dovessi inserire in squadra o se è proprio una minchiata, se non serve a niente. Io intanto vedo di catturare qualche altra roba, altrimenti sfanculizzo tutto e vado avanti, perché devo catturare ancora due Pokémon. Ok, abbiamo finito la route 13 come previsto e abbiamo battuto tutti i trainer. Ci mancano solo un paio di Pokémon da trovare, che sono Macargo e Politoed. Quindi sono un grado B e un grado A, mi ci dovrei mettere veramente d'impegno, non ho il tempo oggi. Sono ben contento di aver trovato Ditto, ma ora vorrei andare nella città più vicina. Quindi possiamo andare anche qui a Cerulean City, perché voglio andare nell'exchange, visto che ho catturato tanti Pokémon che
diciamo sono abbastanza inutili, quindi voglio andare nell'exchange e vedere che cosa ci viene fuori, diciamo, dalla ruota della fortuna. Ho degli amici, mi hanno dato dell'energia. Ah, vabbè, sì, ok. Anche nella guild hall c'è un'application list. Gianni, tieni, entra qui. Salve, benvenuto. Allora, l'exchange, no, non è questo, è l'exchange, è questo qua. Ok, allora, gradi D che possiamo svendere. Guardate quanti gradi D di merda. Oh mio Dio, ce ne abbiamo centinaia. Allora, innanzitutto tutti sti Natu non li voglio. Exchange, vediamo che cosa mi viene fuori. Sicuramente sarà un altro grado D. Sunshrew, che ti puoi tenere alla grandissima. Vabbè, catch, cioè piuttosto che buttarlo via, cioè voglio dire. Ok, dai, i Natu e i Monkey, vediamo che cosa viene fuori. Iglybuff, molto carino questo Pokémon, lo tengo solo perché è puccioso e carino. I Bellsprout mi fanno schifo la merda, quindi li regaliamo molto volentieri. Vediamo che cosa mi viene fuori. Un Krabby che ne ho già, quindi niente di speciale. Spinarak, Spinarak è sta merdina qui, che cacchio è, li diamo anche questi. Vediamo cosa mi viene fuori. Voltorb, va bene. È ovvio, ragazzi, stiamo scambiando i gradi D. Io onestamente lo sto facendo giusto per vedere se mi viene fuori qualche Pokémon carino. Oddish, Remoraid, vaffanculo. Tipo Iglybuff è un Pokémon carino, sempre di grado D. I Poliwag ce l'ho. Guardate quanti cazzi di Voltorb ho! Oh mio Dio! Mamma mia, quanti Pokémon! Liberiamo un po' di spazio, va? Ultimo scambio di Pokémon di grado D, dopodiché li ho terminati e sono ben contento perché fanno veramente schifo. Ok, ho ottenuto un Poliwag. Quindi gli unici Pokémon di grado D che mi tengo sono questo Pokémon a forma di cuore, Noctowl, qualche cosa qua, e Iglybuff. Ora veniamo ai Pokémon di grado C. Di grado C, allora, il Metapod mi fa schifo. Tu mi piaci. Magma mi piace. Jigglypuff lo teniamo. Paras, Electriv e Sandshrew via. Vediamo cosa ci viene fuori, se ci viene fuori qualcosa di carino. Un Tentacool, niente di speciale, voglio dire. Ma non è che per sbaglio ci vengono Pokémon di che livello? Tentacool è un grado... ah, sempre un grado C. Ok, andiamo di Snubbull. Venon a testa merdina qua, che voglio dire, mi fanno veramente pietà. Ok, ora c'ho la collezione degli Psyduck, non so se è normale. Kabuto mi interessa. Dei Mac mi tengo ovviamente quello di livello 44. Gli altri che li ho allenati li teniamo. Ok, diamo questi tre più il Tentacool livello 10, no, magari quello lo teniamo. PG8, ciao PG8. Non mi interessa di PG8. C'abbiamo ancora un bel po' di Pokémon grado C. Oh, Kakuna, bellissimo. Devo dire, veramente spettacolare questo Pokémon di merda. Allora, Growlithe, Omanyte, no, Kabuto lo voglio tenere. Questi qua li possiamo dare. Senti, do anche te, tanto me ne frega veramente pochissimo. E Furret, che merda. Vediamo se tra i gradi B abbiamo qualcosa che non ci interessa. Beh, i gradi B, ecco, abbiamo già Togepi, Ditto, che sono interessanti. Il numero potrebbe essere interessante. Non abbiamo tanti doppioni, tranne, ok, abbiamo un po' di questi. Questo è questo che possiamo dare. I Meryl, che mi fanno schifo al cazzo. E vediamo se ci viene qualcosa di interessante di grado B, va? Che iniziano ad essere un pochino più interessanti i Pokémon di grado D. Bello! Bello questo Pokémon! Bello, questo dovrebbe essere l'evoluzione di Snubbull! Fantastico! Almeno abbiamo sbloccato un nuovo Pokémon! Molto, 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 molto interessante! Addirittura abbiamo tre gradi A! Tre gradi A che potremmo mandare a Fangirl! Se avessimo il quarto grado A da poter dare... fatemi riflettere un attimo... No, onestamente i gradi A che ho me li voglio tenere, perché sono comunque Pokémon decisamente fortini e quindi me li tengo decisamente. E a questo punto il train, abbiamo completato un bel po' di roba. Oh, submission, interessante. Ok, quindi i Pokémon che abbiamo trovato che potrebbero esserci interessanti magari per la Victory Road o per sta roba qua, ora io li metterei in allenamento. Quindi questi due sicuramente mi interessano. Cominciamo dai gradi più alti, gradi B. Qui che cosa abbiamo di livello un pochino più basso? Niente di particolare. Tra i gradi... ah, ok, qui abbiamo degli altri
altri Pokémon interessanti che possiamo allenare? Potremmo allenare, no, Growlithe magari no. Te, che sicuramente sei abbastanza cazzuto, e te, che sei di livello ancora un po' bassino e ci potresti essere veramente d'aiuto nella Victory Road. Dopodiché, vediamo, c'è qualcos'altro che ci può interessare? Beh, il Poliwrath, però, cioè, tu potresti essere d'allenamento sicuro. Sandshrew è comunque azzurrino. Vediamo qua. Oh, Grumble. Grumble non so proprio, però mi stiga proprio. Sì, ti alleno. No, ho finito gli slot. Quanto costa? 300 cristalli. Babba fa chiappola. Ma sì, ma sblocchiamoli. Ok, grazie mille. Ok, abbiamo questi Pokémon in allenamento, così li tiriamo un po' su e ci prepariamo eventualmente per la Victory Road. Vi ricordo, fatemi sapere nei commenti prossima cosa ne pensate di Ditto, come integrarlo in squadra, come allenarlo. Datemi delle idee su questo. E che dirvi? Aspetto di organizzare la prossima missione di Gilda con voi. Se siete arrivati alla fine di questo video, scrivete nei commenti hashtag camuffamento, hashtag camuffamento in onore del nostro Ditto. Un saluto, no, prima del saluto sharksiano, vi ricordo, lasciate un like, commentate, condividete se vi è piaciuto questo video per sostenere me, il canale e la serie. Noi ci vediamo settimana prossima, sempre su questo schermo, sempre a questo orario, sempre con me, sempre con questo gioco. Un saluto sharksiano a tutti, ciao!